Ciao ragazzi e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi unboxing Prometheus. Buona visione. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to. Come avete potuto leggere dal titolo, la Prometheus Bushcraft Equipment mi ha inviato qualche settimana fa un articolo e non vedo l'ora di aprirlo. Ancora è tutto chiuso e sigillato, lo voglio aprire con voi. Cuxa 2.0. Adesso la apro per la prima volta con voi. Non ho avuto tempo in queste settimane. Prendiamo il nostro buon Victorinox e apriamo. Allora, la Prometheus ha realizzato la nuova Cuxa 2.0, diversa da quella precedente, migliorata sotto alcuni aspetti, un pochino più grande, più rotonda, in puro legno di betulla, ovviamente. La cosa particolare della Prometheus è che quando noi dell'outdoor, del bushcraft, pensiamo una cosa, Andrea Papini già l'ha realizzata. Non so come faccia, ma è veramente un grande. Allora, la scatola si presenta in questo modo, con un sigillo di garanzia che io ho appena aperto. Vediamo all'interno che cosa c'è. Allora, intanto c'è la nuova Cuxa, veramente fantastica, ma di questo ne parliamo tra un attimo. Poi vediamo. Ah, questo è un adesivo, il nuovo logo della Prometheus, migliorato graficamente, più grande, più bello, fantastico. All'interno della sua scatola di protezione troviamo questo volantino, che non è altro che la descrizione dei corsi che effettua Andrea Papini. I corsi si dividono in tre. Potete trovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook che vi allego in descrizione. I corsi sono il primo corso sulla lavorazione del cuoio con tecnica moderna, un secondo corso che comprende la lavorazione delle pelli con tecnica primitiva e si chiama Bushcraft Primitive, è un terzo corso più avanzato della lavorazione delle pelli con tecnica primitiva però modello 2, quindi ci sarà, pone come obiettivo tutti di fornire tutti i rudimenti sulla tipologia di conciatura delle pelli, le fasi della lavorazione sia teorico e pratico attraverso lo scuoiamento e la preservazione. Vi consiglio assolutamente, per chi è appassionato di lavorazione del cuoio o comunque vuole informarsi su questo tipo di corso, vi consiglio di cliccare sul link che vi allego in descrizione e andarvi a informare. Ne vale veramente la pena, ragazzi. Andrea è un maestro in questo. Un'altra cosa che Andrea mi ha fatto trovare all'interno della Cuxa nuova è un buono che posso utilizzare sul negozio online di Etsy. A questo punto direi che possiamo passare alla Cuxa. Eccola qui, è più grande, è migliorata, ha un buco solo per inserire la mano, quindi si prende in questo modo, ha il nuovo logo della Prometheus che sta stampato in fondo, è più grande ed è anche il nuovo logo. Qui abbiamo una targhetta di certificazione del prodotto, e con qualche consiglio di tenere sotto sale, acqua e sale per almeno 24 ore per preservare il legno e far sì che non si spacchi. Ricordo che questo è una Cuxa in puro legno di betulla. Un'altra particolarità che ha fatto Andrea, diversamente dalla Cuxa precedente della Prometheus, è questo toggle. Che cos'è? Non è altro che un bottone che ci permette di agganciare la Cuxa sia sulla cintura che sullo zaino.
Una cosa importante, Andrea ha aggiunto questo cordino in cuoio di vacchetta toscana conciata al vegetale, molto più lungo rispetto a quello della Cuxa precedente, ma soprattutto di altissima qualità. È molto ma molto più resistente. La particolarità è proprio questa, che ci permette di, grazie a questo cordino molto resistente e a questo toggle, che non è altro che un bottone, rigorosamente in legno, di agganciare la Cuxa al pantalone, quindi alla cintura, oppure allo zaino. Che dire, ragazzi, la Cuxa nuova è veramente fantastica. Da oggi mi accompagnerà in tutte le mie uscite, in tutte le mie avventure. Andrea, ti ringrazio, ringrazio la Prometheus Bushcraft Equipment, perché è veramente una grande azienda e produce sempre dei prodotti di altissima qualità. A questo punto vi consiglio, per chiunque fosse interessato, di seguire la pagina Facebook della Prometheus Bushcraft Equipment, che allego in descrizione, di seguire anche la pagina Instagram della Prometheus per avere tutte le novità in anteprima. Per poter acquistare la nuova Cuxa, la Cuxa 2.0, potete cliccare sul link che vi lascio in descrizione e andare sul negozio online di Etsy e poterla acquistare immediatamente. Ok ragazzi, c'è poco altro da dire, non vedo l'ora di tornare a casa e poter mettere la Cuxa 2.0 sotto acqua e sale e poterla iniziare ad utilizzare nelle mie uscite. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se volete potete seguirmi anche sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram, dove potete trovare delle novità in anteprima sulle mie uscite e sulle mie avventure. Seguite anche la Prometheus Bushcraft Equipment sulla pagina ufficiale di Instagram, così da poter avere tutte le informazioni in anteprima e le nuove novità. Per oggi è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ciao ciao, ciao! Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side.